Pro. È la racchetta che dovrebbe cominciare a brevissimo a utilizzare Juan Martín del Potro, queste vivaci colorazioni del ricorderete dell'Australian Open, perché è quella con cui Victoria Azarenka si è aggiudicata la prima prova del Grand Slam. Una racchetta che noi abbiamo definito American Oriented. In che senso? Cosa intendiamo per racchetta americana? Una racchetta per chi ama picchiare, una racchetta che ha nella stabilità, nella solidità all'impatto la sua qualità principale, che si traduce poi in una traiettoria molto precisa. Stiamo parlando di una racchetta per giocatori agonisti, una racchetta piuttosto rigida all'impatto che favorisce soprattutto chi ama giocare piatto. Gli americani cosa piacciono? Gran servizio, grande aggressività nei colpi, non tantissima rotazione. Loro sono abituati a giocare sui campi in cemento dove si adeguano con questo tipo di gioco. Quindi ideale un giocatore o una giocatrice alla Azarenka che ama picchiare tutto soprattutto con colpi piatti. Diverso se invece siete un giocatore che cerca sensibilità, che magari tira indietro un pochino il braccio in un momento delicato, che magari ama remare un pochino più da fondo, giocare più di tocco, ecco, a questo punto questa non sarebbe la racchetta ideale. Quindi magari più adatta a un giovane agonista che ama appunto picchiare e agire soprattutto di potenza. Tipo di corda che si può montare se siete un grande agonista, potete utilizzare un monofilamento, però cercate quantomeno un monofilamento che abbia delle buone doti di sensibilità all'interno di una categoria che sappiamo prediligere soprattutto il controllo. A quel punto fate attenzione a non salire troppo con la tensione e in particolare se vi accorgete che perde prestazione a cambiarla. L'alternativa è un multifilamento, ancora meglio un ibrido per un giocatore agonista, perché vi dà quel tocco di sensibilità e di potenza in più al resto, al controllo, alla sensibilità e quindi alla precisione, scusate, alla stabilità e quindi alla precisione della traiettoria ci pensa già la racchetta. Se invece ritenete che questa racchetta sia troppo rigida, troppo agonistica per il vostro livello di gioco, c'è una versione totalmente uguale ma di peso decisamente inferiore, più adatta al giocatore di livello classico.